Una produzione Telemantova. In collaborazione con... Valorizza il tuo verde con i prodotti Negri. Usa i nostri arieggiatori per sfoltire le radici del prato ingiallito. Lo vedrai di nuovo respirare. E con i biotrituratori Negri, sminuzza le potature del giardino. Otterrai un ottimo compost a costo zero. Vieni a trovarci nello showroom di Via Motella 33 a Campitello di Marcaria, Mantova. Alla cantina di Quistello sono pronti i nuovi vini. Scegli tra i vini sfusi e in bottiglia, dal Lambrusco Mantovano DOP ai Lambruschi di Grappello Ruberti del Vicariato di Quistello, i bianchi, il Vincotte e tanto altro. Ti aspettiamo anche nel nostro wine shop per altre sfiziosità. Combustibili Farinato, prodotti petroliferi per l'agricoltura, l'autotrazione e il riscaldamento. Gasolio agricolo e lubrificanti. Esperienza, rapidità, puntualità nelle consegne e prezzi competitivi da 50 anni. Combustibili Farinato. A Casteldario, Mantova. Ben ritrovati cari amici telespettatori a un nuovo appuntamento con Focus Agricoltura, la trasmissione che Telemantova dedica al mondo agricolo. In questa puntata parleremo del latte, dell'accordo appena raggiunto, lo commenteremo con il presidente di Confagricoltura Mantova, ma parleremo anche di carne, del TTIP, del nome Lambrusco e dei consorzi di bonifica. Entriamo subito nel vivo della puntata. Latte, accordo raggiunto, sentiamo. Questione latte. Qual è la posizione di Confagricoltura in merito all'accordo che è stato raggiunto? La posizione di Confagricoltura è una posizione di moderato ottimismo e di moderata soddisfazione per quello che è successo. Sicuramente non è la soluzione definitiva per gli allevatori lombardi, gli allevatori mantovani, gli allevatori italiani, però possiamo dire con sincerità di aver invertito una tendenza che nell'ultimo periodo stava dando diversi problemi sul prezzo per quello che era la retribuzione, se di retribuzione vogliamo parlare, agli allevatori lombardi. Il problema sostanzialmente è stato bypassato perché abbiamo chiuso un accordo con chi aveva il prezzo più basso sul mercato oggi, quindi la multinazionale francese Lactalis, innalzando di 2,1 centesimi quelli che erano e che sono i loro listini. Per cui per la Lombardia si potrà parlare per il mese di dicembre, di gennaio e di febbraio di un prezzo pagato da Lactalis attorno ai 36 centesimi. A questo va aggiunto un grande sforzo dato dal Ministero e quindi la possibilità di erogare quei 25 milioni di euro dati dalla Comunità Europea per la crisi della zootecnia lattiero-casearia in Italia e far sì che questi 25 milioni spalmati sui tre mesi, dicembre, gennaio e febbraio, portino un ulteriore centesimo a quello che è già il prezzo definito da Lactalis, quindi un prezzo di riferimento attorno ai 37 centesimi. La grande soddisfazione è non solo di aver invertito la tendenza, ma soprattutto di aver smontato un modello di indicizzazione del prezzo del latte fatto su una tabella tedesca che oggi non rende merito a quello che è il Made in Italy italiano e soprattutto ai prodotti al latte di qualità prodotto dagli allevatori lombardi. Questo ci fa ben sperare per i prossimi mesi affinché già da oggi siamo al lavoro per trovare dei meccanismi di definizione del prezzo adeguati non solo e soltanto sull'indicizzazione per il periodo che sarà poi da marzo, aprile, maggio e quindi tutto il 2016. Un altro importante risultato ottenuto nell'accordo tenutosi al Ministero è stato la partecipazione della grande distribuzione organizzata all'interno del tavolo, cosa che non era mai successo prima, e soprattutto un intento di monitorare quelli che sono i prezzi non solo e soltanto del latte alimentare ma di tutti i prodotti lattiero-caseari commercializzati per avere una maggior contezza e una miglior ridistribuzione del valore all'interno della filiera. Le tipicità italiane, quindi tutte le indicazioni geografiche o comunque tutte le denominazioni di origine protetta, sono un mercato su cui puntare e sicuramente sono un valore aggiunto per quello che è la filiera.
TTIP, c'erano perplessità sul discorso che i nostri prodotti fossero tutelati, poi spunta la ricerca sulla carne proprio fatta in America che in effetti mette in crisi anche i nostri settori. Sono cose diverse, però diciamo che la ricerca OMS che noi abbiamo letto in queste settimane non ha certo aiutato a comprendere bene la differenza che c'è tra le diete, le quantità e le qualità anche di carne che vengono somministrate nei differenti paesi. Per fortuna noi abbiamo un'esperienza di assoluta qualità nelle produzioni italiane, abbiamo una dieta come quella mediterranea che ha una piramide alimentare in assoluto riconosciuta da tutti come la migliore, quindi bisogna veramente superare questo allarmismo generalizzato e tornare a ragionare anche dei dati scientifici, però con equilibrio, perché come ci siamo detti in queste giornate non è la stessa cosa il consumo di carne che si fa in Italia ad esempio da quello che si fa in tanti altri paesi, penso al Nord America e non solo, quindi bisogna avere la capacità di distinguere e di non generalizzare. TTIP continuo a pensare che sia un'occasione, soprattutto per le esperienze agroalimentari italiane, basta vedere la bilancia commerciale agroalimentare tra Europa e Stati Uniti per capire che c'è un potenziale formidabile, in particolare per le produzioni di qualità mediterranee, italiane in primis. Naturalmente discutere un accordo commerciale non può significare abbassare gli standard di sicurezza alimentare, non c'è nessun accordo commerciale che può violare norme europee da questo punto di vista. È una trattativa dura, bisogna andare a vedere fino in fondo le carte e quindi capire fin dove arriveremo, però io penso che possa essere un'opportunità. Ridare reddito alle imprese è la priorità del presidente di Coldiretti Mantova Paolo Carra, riconfermato all'unanimità con il suo vice Primo Cortellazzi dall'assemblea provinciale che si è svolta nella sede del BOMA. La squadra guiderà l'organizzazione per i prossimi 3 anni. Una grandissima volontà di ritornare a dare reddito ai propri associati e a tutti i produttori del sistema agricolo mantovano. Mantova è una provincia molto importante nella Lombardia e soprattutto con grandi produzioni di qualità e che si riconoscono sul mercato per la valorità che possono dare sia ai consumatori ma anche ai produttori. Quindi da questo punto di vista un rilancio forte delle nostre produzioni agricole. E l'assemblea, che ha visto il rinnovo di 63 presidenti di sezione, è stata anche l'occasione per presentare una ricerca sull'attività della federazione provinciale, che conta 7.628 associati, con il 62% della rappresentanza delle imprese iscritte alla Camera di Commercio e 11.000 pensionati. Intanto la nostra squadra, stamattina abbiamo rinnovato 63 presidenti di sezione che quindi danno anche la percezione di quale sia la presenza territoriale del nostro territorio, e a questi 63 presidenti, a questa squadra sono stati un po' illustrati i numeri della nostra organizzazione, un'organizzazione che esprime i dati, cito i dati della Camera di Commercio, 62% della rappresentanza delle imprese iscritte in Camera di Commercio e quindi, come dire, anche il ruolo di responsabilità che la governance deve avere rispetto al saper ridare reddito alle nostre imprese. Mantova è l'agricoltura di eccellenza per la nostra regione e in generale per il nostro paese, perché è una delle prime economie agricole, quindi un ruolo importantissimo. Un lavoro che testimonia la collaborazione tra consorzi di bonifica e il territorio. Siamo a Gonzaga con il rifacimento delle sponde del canale che attraversa la cittadina, si è realizzato anche un pezzo di pista ciclabile ecosostenibile in legno per un minore impatto visivo. Come si vede qui il collettore che attraversa Gonzaga è anche particolarmente bello, è un punto importante della zona, è un punto basso naturalmente e tra l'altro porta e sgronda 10.000 ettari di territorio, quindi è un punto focale e quindi va anche preservato in maniera diretta. Pista ciclabile di Gonzaga, abbiamo visto anche una struttura in legno.
È stata una scelta del consorzio condivisa con i tecnici del comune di Gonzaga. Una struttura muraria sarebbe stata molto impattante. Mi pare invece che il risultato di questa scelta, una palificata in legno, abbia ottenuto sia veramente importante e gradevole per tutta la cittadinanza e per tutti i visitatori. È così che il consorzio di bonifica ha colto l'opportunità delle risorse del PSR. L'opera è costata circa 350.000 euro, finanziata al 90% e il restante 10% a carico del consorzio. Un'opera molto importante per Gonzaga. L'importanza per noi è, oltre alla sistemazione del canale, delle sponde, soprattutto la realizzazione di questo tratto di pista ciclabile che permette di collegare il ponte principale sul collettore con quello che è il nostro complesso scolastico, la scuola primaria, recentemente anche inaugurata, e quindi permette di avere un percorso in sicurezza per quelli che sono gli alunni e i genitori. A Moglia di Sermide invece le ciminiere del 1905 sono state danneggiate dal terremoto del 2012 e anche se non sono più utilizzate, sono rimaste in funzione fino al 1976 quando le pompe a vapore sono state sostituite da quelle elettriche, necessitavano della messa in sicurezza. Lavori realizzati grazie al finanziamento della Regione Lombardia. Siamo intervenuti sulle lesioni, oltre 300 metri di lesioni che erano comparse nella struttura muraria sono state riprese. Siamo intervenuti sostituendo anche dei mattoni lesionati, più di 250 mattoni lesionati. Abbiamo fatto un intervento di ricostruzione dell'intonaco della parte alta della ciminiera che è stato rinforzato con delle fibre di carbonio. L'intervento nella parte alta è stato particolarmente complicato perché lavorare in quota, le ciminiere sono alte più di 50 metri, lavorare all'interno in un cunicolo largo di 1,60 m è stato particolarmente impegnativo. L'attività si è svolta senza alcun infortunio. Ed ora ci separiamo per qualche istante di pubblicità, ma torniamo tra pochissimo con ancora tante notizie. Non andate via! Eccoci di nuovo insieme, cari amici. Il nome Lambrusco a rischio. Sentiamo perché e che cosa si sta facendo per tutelarlo. A rischio il nome Lambrusco. Che cosa sta succedendo? È questa cosa di pochi giorni fa, a livello della Commissione Agricoltura della Comunità Europea si sta cercando di togliere i varietali sostanzialmente, tra questi figura anche il nome Lambrusco. E oggi ci si sta muovendo con le istituzioni italiane a livello del ministro. E si è svolta proprio questa settimana a Roma la Commissione Agricoltura del Senato un'audizione per sostenere la necessità da parte del governo italiano di tutelare questo prodotto. Un'audizione positiva alla quale hanno partecipato i presidenti dei consorzi mantovani ed emiliani, entrambi toccati da questo rischio. Tutte le forze politiche italiane hanno manifestato il loro impegno per tutelare il marchio. L'idea è quello di legarlo ad un'area geografica. Insomma, il nome Lambrusco non andrà in soffitta, un nome che per i territori non è solo un nome. La sua valenza di carattere economico sotto questo punto di vista, ma anche sotto l'aspetto storico, perché comunque il Lambrusco nasce su queste terre, quindi adesso è ancora presto per capire quali sono le motivazioni che hanno spinto la Commissione a dare queste indicazioni, però credo che noi abbiamo tutte le carte in regola per dimostrare che questo vitigno storicamente nasce in queste zone e quindi in queste zone della pianura padana, quindi è comunque un vitigno territoriale e va comunque difeso e tutelato. L'ok dalla Camera e dal Senato è già arrivato, ora si passerà al governo per fare poi pressing sulla Comunità Europea per scongiurare il rischio. L'Europa ha in mano l'agricoltura e l'agroalimentare, però sembra che non stia tutelando molto i prodotti italiani, in tutti gli ambiti c'è da difendersi. Beh, questo credo che sia, è normale, nel senso dico normale anche se non dovrebbe esserlo, sicuramente gli interessi sono tanti, quindi le spinte sono tante, la materia agricola è una materia molto importante, lo sta diventando sempre di più, soprattutto sotto l'aspetto commerciale e sicuramente quello che noi chiediamo sempre è la tutela, ma
penso che in prima battuta dobbiamo essere noi italiani a tutelare le nostre produzioni e a volte anche battere i pugni sui tavoli dove ci sono da battere, proprio perché questo è qualcosa che non sta scritto da nessuna parte, che noi abbiamo questo per diritto, ecco. Quindi, però credo che per storia, per tradizione, noi abbiamo tutti gli strumenti per poterci in questo caso difendere, ma anche valorizzare quelle che sono le nostre produzioni. Insomma, un piccolo passo in avanti è stato fatto, ma la strada è ancora lunga e si resta in allerta. Nonostante l'accordo sul prezzo del latte, gli allevatori presenti a Palazzo Pirelli sono ancora sul piede di guerra. Questo vuol dire che la sintesi raggiunta non accontenta la maggioranza. O si va tutti nella stessa direzione o si fatica a trovare un punto che soddisfi. A dirlo l'assessore regionale all'agricoltura Gianni Fava. A febbraio, continua Fava, saremo ancora da capo, col rischio che si riprenda a marzo per poi arrivare fino a novembre. Se finisce così non avremmo risolto niente. Idee poco chiare sulla valorizzazione del latte nella negoziazione con la grande distribuzione. Le sigle sindacali, ha proseguito l'assessore, dicano che quello raggiunto giovedì scorso è un punto di partenza, non di arrivo. O cambia metodo per formare il prezzo o altrimenti tutto quello che si è fatto finora non servirà a niente. Chiusura anticipata della caccia alla selvaggina stanziale, lepre, fagiano e starna per tutti gli ambiti territoriali di caccia nel Mantovano a partire dal 30 di novembre. Le norme integrative della provincia di Mantova al calendario regionale per la stagione venatoria 2015-2016 si stabiliva il numero di capi di fauna selvatica stanziale prelevabili negli ambiti durante la stagione venatoria, prevedendo la possibilità di chiusura anticipata della caccia per il raggiungimento del numero massimo di capi. I comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia hanno accertato, tramite il monitoraggio dei carnieri riportati sui tesserini venatori degli ambiti, che è stato effettivamente raggiunto il numero massimo di capi di fauna selvatica prelevabili. La provincia ha quindi ritenuto motivate le richieste di chiusura anticipata della caccia avanzate dagli stessi ambiti territoriali. Si è svolto nei giorni scorsi i nuovi tratti dell'imprenditoria femminile, 17ª edizione del premio La Zucca d'Oro. La manifestazione, inserita negli eventi di San Martino di Cest Lombardia, si è svolta il 1 di dicembre al MAMO e ha visto la premiazione di Gea Turco, presidente di Donnincampo Sicilia. Una giovane che, dopo aver lasciato la propria terra, decide di tornarvi per valorizzare il territorio e la sua agricoltura. L'esperienza formativa che ho avuto fuori dalla Sicilia è stata importante per me, ha spiegato la 35enne imprenditrice siciliana vincitrice del premio. E ora, nella terra in cui sono nata, sto mettendo a frutto l'esperienza che ho maturato per realizzare al meglio il presente che sto vivendo. L'apporto delle donne in agricoltura sta diventando sempre più significativo e importante e in Sicilia si sta sviluppando tantissimo. Importante soprattutto fare rete, condividere al massimo le esperienze per fare sì che questo percorso di crescita sia fruttifero e non fine a se stesso, ha commentato. Mettono d'accordo i golosi e chi è attento all'ambiente. Sono al 100% made in Mantova e rigorosamente di stagione e per arrivare sulle tavole dei consumatori di strada devono farne davvero poca. Sono i prodotti di Campagna Amica, l'ideale per imbandire le tavole delle feste, per confezionare gustosi pacchi natalizi a impatto zero. Da domenica 6 dicembre sarà possibile trovarli nel cuore di Mantova, in piazza Broletto, dove sarà allestito il Natale con Campagna Amica. Una ventina i produttori presenti, che esporranno per l'intera giornata le loro specialità, le offriranno in degustazione e daranno consigli su come confezionare i pacchi dono. Dopo il 6 di dicembre il mercato di Natale proseguirà il 13 e il 20 dicembre e mercoledì 6 gennaio. E per questa puntata è davvero tutto. Vi do appuntamento la prossima settimana, sempre di sabato e sempre alle 21.15. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Una produzione Telemantova. In collaborazione con... Valorizza il tuo verde con i prodotti Negri. Usa i nostri arieggiatori per sfoltire le radici del prato ingiallito. Lo vedrai di nuovo respirare. E con i biotrituratori Negri sminuzza le potature del giardino. Otterrai un ottimo compost a costo zero. Vieni a trovarci nello showroom di Via Motella 33 a Campitello di Marcaria, Mantova.
Alla Cantina di Quistello sono pronti i nuovi vini. Scegli tra i vini sfusi e in bottiglia. Dal Lambrusco Mantovano DOP ai Lambruschi di Grappello Ruberti del Vicariato di Quistello. I bianchi, il Vincotte e tanto altro. Ti aspettiamo anche nel nostro wine shop per altre sfiziosità. Combustibili Farinato. Prodotti petroliferi per l'agricoltura, l'autotrazione e il riscaldamento. Gasolio agricolo e lubrificanti. Esperienza, rapidità, puntualità nelle consegne e prezzi competitivi da 50 anni. Combustibili Farinato. A Casteldario, Mantova.